Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora sul mio canale, siamo su Minecraft ma non siamo sulla mappa survival. Io sono tornato da poco dalle vacanze, per me le vacanze sono finite, quindi da oggi rinizieremo sia con il canale YouTube, logicamente io inizierò anche la mia vita con lo studio, con la palestra e tutto il resto. Siamo oggi su questa nuova mappa, non mi andava di fare la survival ma volevo fare qualcosa di diverso, quindi ho preso una mappa, una custom map parkour, e oggi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di divertente. Inoltre vi voglio ringraziare perché il video con la nuova iniziativa ho visto che vi è piaciuto molto, ci sono stati moltissimi commenti, logicamente io non li posso mettere tutti nel video, però cercherò comunque in ogni video di mettere vari commenti, quindi 2, 3, 4, 5 persone all'interno di ogni video. Quindi se volete continuate a scrivere qui sotto nei commenti. Quindi passiamo oggi a mostrarvi quelli che sono i commenti che ho selezionato. Allora abbiamo Michele Corno che ci chiede di essere salutato, quindi lo saluto. Michele Corno, grazie mille di commentare i miei video. E mi fa una domanda: quanti anni ho? Sì ragazzi, io ho 25 anni, quindi non sono così piccolo, sono all'università, quindi sto quasi per finire la laurea in economia aziendale, e quindi YouTube è fatto in un, diciamo, come seconda attività, così per divertimento e per passione verso i videogiochi che ho da sempre. Ho lavorato anche in passato e ancora lavoro con qualche associazione di videogame in quanto ero nel competitive prima, adesso ci gioco molto più di rado ai giochi competitive, ma vedremo magari adesso a settembre con qualche nuovo gioco se ci sarà qualcosa di carino. Andiamo al secondo commento. Marco Cono Genova mi chiede di essere salutato, quindi lo saluto, ciao Marco, e rispondi a cosa ne pensi di COD. Cosa ne penso di COD? Non è un gioco che a me piace moltissimo, giocavo ai primi ed erano carini. Poi mi sono spostato su Gears of War, che reputo lo sparatutto più figo che sia mai stato creato su una console, ed è per questo che lì giocavo nel competitive. Questo non vuol dire che non giocherò a COD, perché l'ho prenotato e quindi ci giocherò sicuramente. Vediamo se comunque mi piacerà, perché ho visto che è uno stile un po' più moderno, lo porterò sicuramente sul canale. Non sarò sicuramente un campione, però vediamo come me la cavo. Quindi questo è quello che penso su COD. Adesso passiamo al terzo commento. Luis Cretella mi dice: Vegas risponde, hai mai pensato di fare una serie survival con Stepney su Minecraft o con altri youtuber? Ragazzi, me lo chiedete in molti. Io Stepney, sono il primo fan di Stepney, quindi l'ho incontrato al Comic Con e ho stretto un bel rapporto. Per me è uno dei youtuber più sinceri su YouTube. Diciamo, facendo video si sforzano nel provocare determinate reazioni, mentre quelle di Stepney non sono né troppo esagerate, scusate, né finte. Quindi lo reputo uno dei youtuber più sinceri e puri che c'è su YouTube. Mi fa veramente divertire. Se poi in futuro si creerà qualcosa sarà solo un piacere farla con lui, ma non reputo il canale a livello di quello di Stepney da poterci fare un video. Si era pensato di fare una serie, poi c'è stato l'estate di mezzo, magari forse si farà qualcosa al suo secondo canale, non lo so, non sono cose che spettano a me decidere, e quindi l'ho risposto perché me l'avete scritto in tanti, ma non ci penso. Per gli altri youtuber sì, ci sono già alcune proposte, già sto parlando con alcuni youtuber più vicini a quelli che è il mio canale, e quindi se ci riesco vi porterò qualche collaborazione, e magari anche con i nuovi giochi che usciranno, visto che ho preso parecchi giochi, ho prenotato con il nuovo FIFA, il Destiny, con il COD, con il remake di Halo, qualcosa forse riusciremo a farlo. Per quanto riguarda Stepney, io seguo il suo canale e questa è la cosa più importante, spero e gli auguro di crescere tantissimo perché si merita veramente questi traguardi che sta raggiungendo. Poi ho due saluti da fare a The Crasher Man e ad Andrea Lintozzi, li saluto entrambi. Mi dispiace di non aver salutato tutti gli altri, ma siete tantissimi, se mi mettessi a salutare tutti quelli che hanno scritto nei commenti avrei finito già il video.
sarebbe bello, ma non posso farlo. Quindi se volete continuate a scrivere qui nei commenti, io pian piano saluterò tutti nei video e prenderò i vari commenti da mettere in ogni video che verrà sul canale. Quindi questi sono i commenti, spero che comunque questa iniziativa vi piaccia ancora. Iniziamo con la mappa parkour. Allora, qua ci dice di prendere 4 kart per player. Io gioco da solo, quindi prendo 4 kart. La mappa è tutta coloratissima, è una figata pazzesca. Uso la Spax come texture. Mi hanno detto di usare un'altra texture, però io non la cambio. Mi piace la Spax anche per questa mappa parkour, me la tengo. Siamo pronti a partire, mettiamo la musica. La musica rilassante. Questa è una musica straziante, non è rilassante. Vabbè, saliamo sul nostro carrellino e andiamo. Oddio. Ma. C'è qualcosa che non va. Non ha funzionato tanto bene il carrello. Dove devo andare? Che cazzo è successo? Vabbè, c'è l'acqua. Perché sono morto? Questa cosa non l'ho capita. Vedete? Non dovevo morire. Vabbè, fammi buttare sti kart, perché non mi servono. Ho i 4 kart che dovevo prendere. Mettiamoci qui sopra e scendiamo. Perfetto. Allora, la mappa penso che inizi qui con un parkour molto semplice. Io non ho mai fatto una mappa parkour, eh? Questa è la prima, ragazzi. Ancora, un altro carrellino. Yuhu! Ok. Perfetto, sento del fuoco. Dove devo andare? Di qui. Vai. Vabbè, fino adesso è tutto molto semplice. Qui già il salto è un po' più complicato. Eccola. Perfetto, continuiamo ad andare avanti. Quadri epici nella Spax. Saliamo la scaletta. Questa mappa si chiama Minecraft Age, una cosa del genere, se non mi sbaglio. Ho visto che è una delle più scaricate, quindi l'ho voluta provare. Perfetto. Per adesso è molto semplice, quindi vado molto spedito. Ok, qui che devo fare? Qua c'è una scala. Vabbè, ma non mi sembra il caso di scendere con la scala. Io faccio un bel salto lì. A posto. Era questo che dovevo fare? Sì, penso di sì. Arriviamo qui. Usiamo le scalette per salire. Fino adesso tutto ok, ok. Non mi far parlare, cazzo. Oh. Oddio. Porca puttana. Iniziamo. Io non sono uno che sclera facilmente, però queste mappe, ecco. Queste mappe penso che possano far arrivare allo sclero qualunque persona, anche la persona più calma che come me penso che ci può arrivare allo sclero. Ok. Oh, ok. Perfetto, ragazzi. Continuiamo così. Siamo in questo studio, dobbiamo andare, dove dobbiamo andare? Di qua. Qui e andiamo di qui. Fino a qui tutto semplice. Allora, premiamo il pulsante e guarda indietro. Che figata. È caduta la sabbia che ha creato una sorta di scala, quindi ci ha permesso il passaggio. E qui che devo fare? C'è dell'acqua. Andiamoci dentro, dai. Ah, vabbè, era solo un passaggio. Figata, queste sono idee da prendere per la nostra mappa survival. Perché possiamo in qualche modo fare dei passaggi segreti con l'acqua. No, aspetta, quello è troppo lontano. Dobbiamo andare di qua. Hop. Ragazzi, fino adesso non abbiamo fatto nessun errore. Hoppla! Velocità pazzesca. Si continua. Oddio. Meno male che c'è la scala. No! Cazzo. Va bene. Dai. Con calma. Qua devo fare doppio e salto. Ok. Che cazzo ho fatto? Ancora doppio e salto. Oddio mio. Allora, con calma. Io di qua devo andare di qua. Di qua e di qua. Ancora saltiamo di qui. E che questo salto è più difficile. Vaffanculo. Ragazzo.
Iniziamo, eh. Cioè, questa parte è semplicissima. Olè. Ok. 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 Madonna, ce l'abbiamo fatta. Adesso dove dobbiamo andare? Qui c'è una leva. Una volta premuta la leva, scendo giù. E si è aperta la porta. Perfetto. Abbiamo fatto tutto sto macello per aprire la porta. Ciao, piccolo creeper. Qua ci vuole un salto doppio. Eccolo. Mi scordo di premere shift. Allora. Doppio salto. Salto normale. Doppio salto. Salto normale. Salto normale. Salto normale. Salto normale. Doppio salto. Doppio salto. Salto normale. Qua c'è un... Oddio! Sì, vabbè. Ma... E mo? Posso andare giù? Ragazzi, non lo so. Che devo fare? Vabbè, io vado giù. Cioè, alla fine c'era la scala. Che cazzo me li metti a fare sti blocchi? Vabbè. Forse ho imbrogliato, ho fatto un errore. Press button for diamond. Diamantino. Che mi serve sto diamante? Non lo so. Comunque, andiamo avanti. Oddio, questa parte mi fa paura. Quindi, doppio salto. Ok, adesso? E adesso? Adesso che devo fare? Ecco, perfetto. Adesso devo fare tutto da capo. Tutto di fila. Vai, vai. Olè. Vai. Sewer, che vuol dire Sewer? Oddio. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Dove devo andare? Per andare dove devo andare? Dove devo andare? Di qui, scala. Vabbè, qui non c'è da fare parkour. Qui c'è un leggero. Oh. 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 Bella lì. Bella lì. Vabbè, qua c'è solo ghiaccio, non devo fare niente. Vabbè, ma io sono più provato al centro. Così. Così. Ecco, perfetto. Fail, figura di merda allucinante. Si riva, si riva, si riva, si riva. Oh! Sì, vabbè. Dai che ce la facciamo. Oh! Va a cagare. Io faccio la doppia due volte la V e non va. Oddio. Allora, con calma. 1 e 2 e si va qua. 1 e 2 e si va qua. Ok. Sì, cazzo. Devo andare di qua. Adesso a tutta velocità. Devo fare una cosa del genere. Corri, 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 bello. Oddio. Oddio. Su, su, su. E qua. Ma questa mappa quando finisce? Sit in a cart and switch level. Perfetto. Allora, mettiamo il nostro cart. Ci prepariamo. Switchiamo la leva. E si corre. Yuhuu. Oddio mio. Oddio mio. Quattro cuori sono rimasto. Cioè, sono in una vasca d'acqua. Di qui. Oddio, sta finendo l'aria. Sta finendo l'aria. Scendi giù, scendi giù, scendi giù, scendi giù, scendi giù. Scendi giù. Sì, vabbè. Dove cazzo devo andare? Allora, con calma. Salgo qui. Allora, controlliamo tutti i blocchi. Qua no, qua no. Lì, 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 lì. Qui, 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 qui. Era semplice, era semplice, era semplice, era semplice. Bella lì, bella lì, bella lì, bella lì, bella lì. Fino adesso tutto a posto. Questo pulsante che fa? Che è successo? Si sono aperti. Porcellini. Ciao, porcelli. Che vuol dire? Perché ci sono i porcelli? Forse devo prendere della carne. Non lo so. Se prendo un po' di carne. Vabbè, prendo un po' di carne per sicurezza, perché non so perché ci sono questi maiali. Io direi che questa mappa dura più di un episodio, perché continua e non so quando finisce. Facciamo quest'ultimo salto.
Perfetto qui. Andiamo a vedere cosa c'è sopra. Vabbè, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Non so, fatemi sapere se vi piacciono anche queste mappe parkour. Questa qui è molto carina. Non è tanto complicata però, perché non ho trovato chissà che difficoltà nel farla. Però è fatta veramente bene. Tutte le strutture, i palazzi sono fatti veramente benissimo. E poi io ho notato che c'ho la skin di Superman, che non è proprio... cioè, dovrebbe tenerla Stephanie questa skin. Però io ho sempre avuto sta skin anche prima che di conoscere Stephanie. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, un commento e se volete condividete con i vostri amici questo video. Se volete continuate a farmi le domande, a chiedere saluti, a chiedere delle sfide e degli obiettivi all'interno dei video. Presto arriveranno delle collaborazioni, nuovi giochi, nuovi format. E lasciate un like sulla mia pagina Facebook per ricevere anche info che vanno al di là di YouTube. Per esempio ieri sera sono stato al cinema, ho visto un film horror che io... A me non piacciono per niente perché non è che fanno chissà che paura, però la mia ragazza è morta. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi.